Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Andremo subito a accennare Yankee Candle, così profumerà tutto quanto. Eccola qui. Accendiamo questo, benissimo. Yankee Candle, che è quella che profuma di ananas, tipo quelle cose di tropicale che vi avevo detto. E speriamo che faccia in fretta il suo dovere. Quindi arriviamo al dunque. Parlo dell'esperienza del Rook Piercing. Eccolo qui. Questo qui, bellissimo, favoloso. Che io ci ho messo questa barretta che ogni volta girarla è un casino. Ecco. Molto figa. E vabbè. Essendo che in quel posto lì molta gente potrebbe pensare che faccia molto molto male, mentre no, io direi che come dolore ci do anche un 5, non ci do granché. Più che altro fa male dopo, perché ovviamente come sapete, se avete già fatto magari l'Helix, oltre alla cosa che dormirci sopra è un po' un inferno, ma solo per i primi 3 giorni, poi boh, non è nulla di che. Io lo sto disinfettando con il bialcol. Eccolo qua, il solito alcol. E utilizzando i soliti cotton fioc. Quindi adesso lo andremo a disinfettare anche insieme, dato che oggi ancora non l'ho disinfettato, così vediamo un po' tutti insieme come fare. Vedete, il tappeto è fatto in questo modo qui. Io verso il bialcol qua dentro, lo tengo così tipo a ciotolina e poi ci puccio il coso dentro. Eccolo qua. Vedete, prendo il cotton fioc. Ce la buccia dentro così e magicamente tutto bagnato. Dopodiché io lo vado a passare qua, sia sotto bene bene, facendo girare anche così bene il piercing, che sopra. Ecco, vado anche un po' a muovere, piano piano, per togliere bene tutte le crosticine che ci sono e che si sono formate. Infatti, come vedrete, è un po' sporco di crosticina. E qua va bene perché siamo già tipo dopo un bel paio di giorni, sono trovate tipo il cotton fioc sporco di sangue con le crosticine. quindi qua continuiamo. Ecco, vedete, già adesso un pelino si è sporcato lì di sangue. Quindi l'ho disinfettata in questa maniera, ovviamente fatela solo una volta, pucciate anche poi un'altra volta, pulite ancora meglio. E se non siete ancora riusciti a pulire bene bene bene, ne prendete un'altra ancora. Dopodiché vabbè, lo buttate, fate quello che volete. E lo disinfettate per 3 volte al giorno con bialcol, che è il migliore in assoluto, ragazzi. Ecco, mi ero dimenticato di svuotare il tappino. Ha un odore buonissimo, comunque io amo l'odore degli alcol. Andiamo ad asciugare, va. Che qui danni su danni ogni volta che si registra. Ecco, qui adesso mi metto a bene. Lo mettiamo via. E boh, sto dicendo appunto, disinfettato 3 volte al giorno col bialcol, oppure con acqua e sale, oppure lavandolo semplicemente con del sapone, è indifferente, però preferibilmente usate il sapone neutro se dovete usare il sapone. Poi se notate magari qualche arrostamento o qualcosa di strane, allora ci mettete sopra della cremina, dell'agente amicina e sarete a postissimo. Tempi di guarigione ancora non so bene su questo piercing perché sono passati pochi giorni, però non è ancora guarito, cioè quando lo muovo sento che mi fa ancora male, non è ancora guarito al 100%, però aspetto e poi si vedrà. Rispetto di ago ho usato il solito ago cannula grigio 1.8 e piercing invece ho utilizzato una bananina da 1.2 di spessore per lunghezza di non so quanto, perché la utilizzavo prima per lo smiley, poi l'ho utilizzata adesso qui. Mi piacerebbe però mettere un altro tipo di piercing che vi lascerò magari qua sopra a forma di cuore troppo bello, mi piacerebbe un sacco, oppure a forma di cerchio, oppure a forma di cerchio con in mezzo la pallina che non mi viene come si chiama, ring barbell forse.
Non ho idea, non ascoltatemi, non ascoltatemi. Quindi volevo mettere quella, oppure tenere sempre una bananina così, però mettere la barretta un po' più corta, perché come vedete adesso scende parecchio. Volevo metterne una che stesse magari un po' più vicina, non lo so. Boh, vedrò. Tanto il prima possibile voglio fare l'ordine su Crazy Factory, perché devo comprare un piercing che dovrò fare a mia cugina. E magari lì vi porterò il video se riesco, e spero di sì, perché è un piercing veramente molto molto, diciamo, difficile da trovare in giro. Cioè, praticamente nessuno ce l'ha. E si tratta di un surface sulla pancia, esattamente sotto l'ombelico, ed è una cosa strepitosa. Io l'avevo già fatto, solo che poi aveva fatto un incidente e si era tipo tolto. Quindi dovremmo rifarlo, quindi stavolta voglio comprare il piercing da Surface e poi devo comprare altre cosine lì su Crazy Factory, e compresa magari compro un nuovo piercing per qua. Poi volevo comprare dei piercing nuovi per la lingua, dei dilatatori nuovi e penso basta. Ah, e anche un piercing per l'ombelico nuovo. E niente, quindi questo era il tutto. Vi ricordo che il dolore è molto 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 soggettivo, anzi, oltretutto io ormai ho un ciolo di piercing e quant'altro, quindi può essere che la mia soglia del dolore rispetto ai piercing si sia anche alzata, poi non so. Vedete un po' voi, è un piercing veramente veramente bello, diciamo che non è neanche molto diffuso qui mi sembra in Italia, perché l'ho visto su un sito americano. Cioè su un sito, su un canale YouTube. E niente, vedete un po' voi, è veramente veramente bello. Quindi io vi saluto qua, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale, commentare qua sotto se avete questo piercing, se non ce l'avete, se vorrete farlo, quale altro piercing avete, come lo disinfettate, come dico nei soliti video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!